Succede, almeno a me, mi ero dimenticata un gruppo che poi abbiamo inserito, eccetera. Allora direi di non fare un'introduzione, tanto semmai è più interessante fare la discussione finale, e di partire subito con le presentazioni, senza alterare la parte del facciamo il punto che era prevista alle 3.40. Direi di cominciare con un materiale presentato da un'unica persona, che è il tema. Vabbè, due persone, no, scusate, ho detto male, un'unica persona, un unico gruppo volevo dire, cioè un materiale sperimentato da un solo gruppo, ok? Giulia e Lucia, anche se non avete il carattere adatto, controllate i tempi. 10 minuti, ok? 10 minuti dovrebbe essere comprensivo di discussione? Vabbè. Possiamo anche decidere di farla in fondo. Vabbè. Lo trovo qua nell'incontro finale, giusto? Sì, sì, li abbiamo messi. Prego. Sì. C'è qualche cosa? Ah, ma ci mettiamo sedute anche. Sì, sì. Una cosa. Questo se vi fa comodo. Sì, fa comodo, sì. Sì, salve, buonasera a tutti. Devo dire che noi ci siamo divertite a creare questo PowerPoint e soprattutto ci siamo divertite nel leggere quello che i ragazzi hanno scritto sui loro temi. Appunto, quello che noi gli abbiamo proposto è stato un tema che poi noi, grazie alle insegnanti di italiano, appunto ci siamo letti e abbiamo cercato di evidenziare alcune loro espressioni inattese alcune volte. Il materiale, appunto, il tema, le classi a cui è stato sottoposto sono state 3, 2 prime classi, scuola media, una prima A, sono classi, soprattutto le prime, molto numerose, la prima A di 28 alunni e con un alunno certificato di SA, due BES, uno dei due BES però in attesa di certificazione ulteriore. Nella prima C abbiamo 27 alunni, di cui 3 BES, e nella seconda C 18 alunni, questa è un pochino meno numerosa, con 3 BES. È stato carino anche vedere la differenza nelle risposte, perché già in un anno si vede un aspetto più critico anche sull'approccio alla matematica. Il tempo, appunto, è stato il tempo dato per il tema e poi quello che abbiamo valutato noi successivamente. Il titolo del tema è stato, per le classi C, io e la matematica, che rapporto hai con questa materia, con quale stato d'animo affronti un problema o svolgi un'espressione, quali ostacoli eventualmente incontri e spiega come possa questa disciplina esserti utile nella vita e quali competenze ti possa trasmettere. Per la classe prima A invece il titolo del tema è stato breve, io e la matematica, quindi non è stato poi dato nessun suggerimento sul come svolgere il problema, ma sul come svolgere il tema, ma le cose poi che sono uscite sono state le stesse. L'insegnante di italiano della CIA aveva invece proposto un tema più articolato e quindi anche nel titolo dare dei suggerimenti sulle cose che poi avrebbero dovuto scrivere. Abbiamo organizzato appunto le osservazioni nel mi piace, non mi piace la matematica, e per molti il fatto di piacere e non piacere, quindi c'è l'aspetto emozionale che vivono. I no, a me ha colpito per esempio il fatto di Matteo, nella prima A, per esempio, non mi è mai piaciuta ed ora le cose da studiare sono aumentate e sono diventate più difficili. Quindi la matematica non è mai piaciuta perché magari non mi è mai riuscita, non l'ho mai capita più di tanto, di conseguenza non mi piace.
In più, la differenza tra la scuola elementare e la scuola media è che nella scuola media devo studiare anche cose più difficili, che io capisco ancora meno, di conseguenza non mi piace, mi piace ancora meno di prima. Me la devo però far piacere in qualche modo, perché io devo arrivare a buoni risultati, e però ogni volta lo vivo con uno stato d'animo, sono piuttosto agitata, infatti soprattutto davanti a un problema io so che non mi riesce e allora mi agito tantissimo. A chi piace invece la matematica ed è sempre piaciuta, spesso è sempre piaciuta anche perché gli è risultata semplice. Non hanno molti, la trovano ovvia, e non trovano difficoltà, anzi trovano divertente il fatto di avere davanti magari un'operazione particolare che devono risolvere, alcune volte anche trovare una logica, per esempio nei problemi che però gli riesce. E riesce a trovare questa logica e quindi sono stimolati ancora di più. Una ragazza dice: il mondo dei numeri, per me, io sono una sognatrice e la matematica è lontana dal mio mondo. I numeri sono estranei e sono cose fredde e senza sentimento, quindi per me che sono una sognatrice proprio è lontano da me. Quindi quando ho il compito io che li vedo lontani da me, inizio ad avere forti palpitazioni. La matematica mi riesce, non mi riesce, e abbiamo organizzato sempre tra i sì e i no come autoefficacia, cioè mi riesce, non mi riesce, ma appunto per i motivi di cui anche abbiamo parlato prima. Un ragazzo di SA, Elia, nella classe prima, lo trovate qua. Per me è sempre stata molto faticosa la matematica. Non dice che non gli piace, la trova però molto faticosa, e per lui è sempre anche se fatico nel farla, però nel momento in cui mi si illumina il risultato e quindi anche il metodo, io mi diverto. Mi piace perché appunto per me, come dice Alessia, è sempre stata facile, però non dico che è una materia tra le mie preferite. Mi piace, sono brava, ho 9, però non mi piace, non è quello che voglio continuare a studiare. La Chiara di prima A, per esempio, è la materia che mi piace meno, perché anche se mi impegno prende sempre un brutto voto. Mi deprimo, mi ripeto di non essere brava e di essere una ragazzina da 5, quindi già associano la loro personalità al voto poi che ottengono, è sempre molto legato al voto che gli si dà, anche se non capiscono che il voto non è per la persona ma è per quello che hanno realizzato alcune volte. E infine è semplice o non semplice, e per questo passo la parola a Daniela. Siamo resi conto del tempo che passa. Allora, questa correlazione talvolta semplice è sinonimo di mi piace, e talvolta la matematica viene anche impersonificata, quindi come nel primo caso di Carlotta, mi è piaciuta perché le cose erano più semplici alle elementari e ora mi piace di meno perché le cose si fanno difficili. E poi io e la matematica, Alessio dice che ci odiamo, quindi come se matematica fosse un essere vivente, e questo mi ha fatto sorridere, non me lo sarei mai aspettato, perché va bene odiare la matematica, ma che la matematica possa odiare una persona mi risultava insomma nuova come idea. Non mi trattengo a leggerle tutte le voci perché ci sono tante cose da dire. Comunque questo fatto, come nell'ultimo caso in cui la matematica possa essere una nemica che poi corrisponda all'odiarsi, ci ha fatto appunto riflettere.
non sempre c'è questa correlazione tra semplice sinonimo di mi piace. Ci sono dei ragazzi che dicono che è proprio perché è troppo semplice che non mi piace, che mi annoio, però questo ragazzo è un ragazzo particolare che va veramente molto bene a matematica. La cosa che ci ha stupito più di tutti nell'elaborare, nel leggere questi temi è stato l'aspetto dell'ansia. Almeno noi non ci aspettavamo che fosse così rilevante l'ansia che emerge. L'ansia legata sia al riuscire o al non riuscire, ma anche al confronto con gli altri, il temere il confronto degli altri. E quindi in tantissimi temi è emerso la tensione, la paura. Proprio hanno usato la parola l'ansia, che nasce anche dall'ambizione. Alcune persone si infuriano, si ritengono stupide, cioè no, che si ritengono stupide, scusatemi, hanno timore che gli altri credano che loro siano stupide. Altre persone invece sono serene, non vanno in ansia, sono calme, e purtroppo c'è questo orientamento che le persone che in genere vanno bene a matematica sono quelle che poi sono serene, e le persone che vanno male sono quelle che sono più in ansia, tranne almeno il caso di Viola, che è una ragazza che va benissimo, ha una media altissima, e qui è stato lo stupore maggiore leggere la sua ansia che prevale dall'ambizione, perché comunque è una ragazza che va bene, che non ha problemi, non credevo fosse ansiosa. La matematica può dare anche allegria e questo ci consola. E sul discorso dell'utile, tutti i ragazzi hanno la consapevolezza che la matematica sia utile. E l'altra cosa che è emersa, che magari ci immaginavamo ma non fino a questo punto, è il ruolo centrale del docente. E purtroppo spesso la matematica piace se è l'insegnante che piace, almeno questo è quello che è emerso da questa piccola selezione di temi, che poi sono 3 classi, non è numerosissima. Quindi insegnanti che non erano simpatiche hanno fatto sì che la matematica continuasse a non piacere, o viceversa, docenti di matematica hanno avuto la bacchetta magica da far sì che la matematica piaccia un po' di più. Anche se non è proprio sempre così, ci sono ragazzi che ritengono la matematica bellissima anche se la maestra non è brava, però è stato un caso su tantissimi temi. La maggior parte invece collegano l'amore per l'insegnante quasi all'amore per la matematica, e viceversa ovviamente, se la matematica non riesce hanno timore di essere antipatici all'insegnante, per qualcuno è così. In questo caso io e la matematica andiamo per metà d'accordo e metà no, per metà, perché quando ero all'elementare ad insegnarmi matematica c'era una maestra che gli stavano antipatici i maschi. Abbiamo riportato le frasi così come erano. Quindi siccome alla maestra stanno antipatici i maschi, lui è un maschio, allora non mi piace la matematica. E la cosa bella, stimolante, è stato che non hanno parlato solo di matematica come far di calcolo, ma è emerso che la matematica insegna anche la determinazione, la dedizione, a far funzionare il cervello, a spingere a non arrendersi, addirittura a far capire che si sta crescendo, insegna a far ragionare, e emerge anche che insegna a far usare la logica. Questo è bello, che non insegna soltanto matematica. Poi ci sono una serie di temi, però non ve li leggo perché abbiamo già sforato, in cui i propri ragazzi dicono ciò, gli ostacoli che incontrano, questi appunto li sorvolo, e loro stessi sanno che tipo di aiuto potrebbero avere per migliorarsi. La valutazione dell'esperienza è l'unica su cui ci rifermiamo. E quindi quello che emerge è che è importante l'insegnante, ha un ruolo centrale, e soprattutto è importante la relazione. Probabilmente, per quanto mi riguarda, cercherò di snellirla questa ansia che evidentemente emerge in classe. La criticità è il tema. Anch'io, come la professoressa Puntone, avevo detto all'insegnante di italiano, avevo chiesto di fare il tema io e la matematica, però l'insegnante ha emerso dei sotto argomenti che però possono essere d'aiuto oppure possono indirizzare troppo le risposte, non è detto che sia una cosa positiva. Quindi ci aspettavamo la correlazione tra riuscire e piacere e non questa ansia così netta. Grazie.
dobbiamo reprimerci per non entrare nella discussione ora, perché la paura di non controllare la situazione, quindi preferisco ce la lasciamo un po' in fondo. Mi limito a riprendere mentre intanto si presentano quelli del gruppo successivo. Facciamo il punto. Sì, questo discorso del titolo così modificato, insomma, non è che sia tanto positivo, no? Quindi certamente se l'insegnante di italiano poi, che è quello che lo fa, decide di farlo così, non è che abbiamo tanta voce in capitolo, però è molto meglio un titolo più aperto che non indirizza, eccetera. Insomma, un po' ironicamente mi verrebbe da dire che quel titolo riflette la visione della matematica dell'insegnante di italiano, ecco. No. Va bene, abbiamo già perso il secondo gruppo. Ah no, scusate, sono io. Va bene. Prego. Sì, quello, Lena sarebbe quello prima. Sì, va bene, lo stesso. Visto che abbiamo fatto la fatica di fare il programma. Dove ci avevi messo? Incontro finale. Scusate, mi trovo immediatamente. Facciamo il punto. Elena, ok. Presentazione definitiva. Facciamo la schermo intero. Siete pronti? Se mi lanciate un occhio, vi dico quando mancano 3 minuti. Perfetto, ok, vai. Allora, salve a tutti. Dunque, noi abbiamo preparato una scheda di Facciamo il punto, modificando un po' l'originale, e l'abbiamo proposta a una terza media, una classe di terza media, alcune classi, 4 in tutto, e poi abbiamo preso un po' questi risultati random. Dunque, questa è la verifica che abbiamo dato sulle equazioni di primo grado, quindi abbiamo preso un argomento che si svolge in genere nel secondo quadrimestre e abbiamo proposto questa verifica con una prima parte che riguardava appunto un aspetto teorico, i principi di equivalenza, e poi nell'ultima parte svolgere 2 equazioni, visto che questo viene richiesto poi all'esame di Stato, un'equazione a termini interi e un'altra frazione. E a questo punto, data la verifica, abbiamo proposto poi il questionario. Questo dato prima della correzione della verifica, a termine del compito dovevano farlo. E a parte nel questionario come ti sembra di aver fatto, la seconda parte che riguarda appunto l'indicazione esercizio per esercizio delle loro eventuali difficoltà, e nell'ultima parte le abbiamo chiesto se questi esercizi li avevano ritrovati in classe, se era più difficile o più facile. E qui abbiamo costruito un pochino il materiale. La seconda parte è quella più modificata rispetto all'originale visto nel corso, e qui ecco, abbiamo cercato di ampliare un pochino le domande relative alle loro impressioni e cercare di tirar fuori un po' l'autocritica verso il loro studio, cosa fanno, cosa non gli è riuscito, e questo è quello che è emerso. Sicuramente hanno mostrato molte difficoltà a spiegare cosa non riuscivano a fare, usare il linguaggio corretto, matematico, usavano un linguaggio molto semplice. Però la cosa interessante è che emerge comunque questa volontà di mettersi in discussione e anche di autocritica verso quelli che è il loro comportamento. Per la maggior parte, ecco, poi ci sono ovviamente ragazzi bravi che gli piace studiare, eccetera, però magari vista l'età e altre motivazioni tendono un po' a allontanarsi dal problema, tra non studiare, cercare di copiarlo, eccetera. Quindi l'autocritica verso certi loro atteggiamenti è emersa. Per esempio, prima della correzione su Facciamo il punto, come ti sembra di aver fatto?
Sì, in genere c'è sempre questa correlazione. Mi sembra di aver fatto bene anche perché ho svolto il compito velocemente, perché insomma le cose mi sono tornate, magari perché si confrontano fra di loro, e poi c'è chi ha un atteggiamento ovviamente sempre negativo, ho una testa dura, odio la matematica, mi deconcentro facilmente, quindi partire già un po' sconfitto. E altri che magari ritrovano nell'esercizio, quello che viene proposto, un po' la continuità con quello che si fa in classe. Anche qui, come ti sembra di aver fatto? Non so, perché è sempre così, chi non si sa in qualche maniera valutare. Ho fatto tutti gli esercizi, sono sicura di averli fatti bene, ecco, però non è facile per loro già a questo livello un po', tanti sono molto positivi, poi in realtà andando a correggere la verifica purtroppo non è così, e invece altri magari hanno il dubbio e poi così male non sono andati. Premetto che noi abbiamo provato questo su una terza media, senza che queste classi venissero mai da un lavoro del genere precedente. Ci siamo resi conto di come in realtà questo sia importante farlo da subito, perché come è emerso poi in questa parte del questionario, pochissimi sono riusciti a identificare con termini corretti quali siano effettivamente le loro difficoltà. Quindi anche chi come questa che ha risposto il compito non l'ha fatto male, però là dove ha fatto errori non sapeva assolutamente indicare che cosa riguardassero. Faccio un esempio: la proprietà distributiva, i principi di equivalenza, ecco, questa terminologia non gli era poi così facile da esprimere. Alcuni ci hanno provato nella formulazione, magari nella formulazione della domanda, eccetera. Non ricordo bene i passaggi, anche qui, però ha questo linguaggio estremamente semplice, diretto, che ovviamente va tenuto in considerazione. Altri si sono limitati a esprimere le loro impressioni, quindi qui per esempio non sono sicura, l'insicurezza, ma ecco, non emerge poi quello che noi invece volevamo un po' più con esattezza. Qui c'è il prima e dopo, qualche ragazzo effettivamente dopo la correzione della verifica gli è stato chiesto di compilare il questionario sulle impressioni avute, e dalla correzione eccetera ecco iniziato già a emergere dove erano state presenti le sue carenze. Per esempio in questo caso questo ragazzo ha proprio indicato che non aveva capito la proprietà distributiva e quindi si era reso conto degli errori fatti. Se vuoi fare tanto un'altra scheda. L'unica cosa che posso aggiungere io è che io vorrei che questi lavori avessero poi un riscontro oggettivo e positivo sulla classe, cioè si fa questo lavoro se poi si ottiene veramente un recupero, no? Cioè se mi serve per ottenere un risultato. Ora, la mia esperienza mi dice che buttato là questo questionario una prima volta spiazza un po' i bimbi, nel senso che non avendoli mai fatti non sanno bene cosa scrivere, scrivono quello hanno che quasi paura, hanno quasi paura, cercano di indovinare cosa l'insegnante vorrebbe che scrivessero. Perché questo tipo di lavoro possa avere un risultato veramente concreto, secondo me, secondo noi, insomma, andrebbe proposto sin dalla prima, magari 3-4 volte all'anno, non dico in tutte le verifiche perché tutto questo ci porterebbe un aumento del lavoro, però abituandoli piano piano, nella speranza che in terza arrivino e abbiano veramente la possibilità di valutare criticamente le loro mancanze, le loro carenze. La mia esperienza ora mi dice che, a parte qualcuno che ha capito o non aveva capito la proprietà distributiva, altri sono rimasti un pochino più in superficie, ecco, a parte l'odio per la matematica manifestato da qualcuno, che però poi rimane fino a sé. Comunque. Poi nella considerazione finale, a questo punto dovresti essere in grado di valutare quali sono le tue eventuali carenze, comunque è emerso un po' un'autocritica verso magari non stare abbastanza attento in classe, non fare i compiti, non esercitarsi. Sì, magari spinto da qualche lamentela, però ecco, può essere appunto un primo passo anche per rendersi conto di quanto sia fondamentale queste materie e il lavoro che si fa in classe.
non qui ci si per niente. Un cognome? Nanni. Perfetto. Tec. Tutto nostro. Buonasera. Dunque, il questionario, noi abbiamo utilizzato e abbiamo provato come le colleghe il questionario del prima e del dopo. È stato proposto a una seconda media su un compitino di geometria.
prova ci sono una serie di errori e dichiara solo di dover rivedere i criteri di divisibilità e la scomposizione. La sua prova in realtà è questa, almeno nella parte più significativa, e riporta in realtà, non si vede? Qualcosa sì, riporta in realtà una serie di errori di calcolo che lei aveva assolutamente sottovalutato. Si è data voto 4, cioè lei si era giudicata da 7 e si è data voto 4 e mi ha aggiunto, perché poi al voto ho voluto una motivazione, mi ha detto che, andiamo indietro, perdonate, io per mancanza pensavo di dover scorrere in maniera, adesso le fermo così, basta. Eh sì? Si vede anche così? Meglio così, allora se vedete meglio, perché è interessante quello che mi dice, professore, professoressa, i miei errori sono, no, questa è Aurora, questa qui, no no, era l'altra, perché ci sono, ho portato 3 prove, questa è Barbara, Barbara è quella che dice sempre che, ecco, professoressa, grazie a questa attività ho capito cosa non va in me, io credo sempre di sapere tutto e mi sento superiore, faccio i compiti e non ci penso. Questa scheda mi ha costretto a riflettere e allora ho capito che non devo solo pensare a fare il compito, ma anche a come devo fare. E lei è una di quelle che puntualmente in lacrime, tant'è che vi dirò, questa è una cosa, cioè io non do mai le verifiche, i risultati alla quinta ora, perché poi escono ed è un pianto, io li accompagno all'uscita e i genitori vedono questa classe che piange, dico ma che sarà mai questa insegnante? Quindi questa volta hanno fatto tutto loro, è stata anche strategicamente. E questa è Aurora, Aurora invece, si vede anche così, è una ragazza discalculica che però non vuole usare la calcolatrice di suo. Lei si rende conto di aver fatto degli errori e dice che sono quasi tutte dovute al calcolo oppure alla comprensione del testo, perché l'ultima chiedeva, trova un numero divisibile, insomma un pochino, non ha problemi di altri problemi se non almeno certificati di discalculia pura. E lei risponde così, non so se si legge con voi, credevo di aver fatto tutto bene ma non è così, di sapere tutto ma non è così, cosa devo rivedere? Tutto, devo rivedere tutto, dice lei, e questa è la sua prova. Ovviamente la maggior parte degli errori sono errori di calcolo, lei rifiuta di usare la calcolatrice nonostante ne abbia anche diritto. E mi dice, professoressa, i miei errori sono errori di calcolo, si è messa a 6 ovviamente la sufficienza, se avessi usato la calcolatrice non avrei sbagliato, ma io voglio mettermi alla prova sempre, e io credo che qui le intendesse non usando la calcolatrice, e anche solo la sufficienza mi basta, e qui il problema è grosso, perché diciamo per loro il lascia passare, anche la cosiddetta certificazione, perché serve proprio a dargli questa sorta di lascia passare alla sufficienza, lei è sempre contenta anche quando prende 6, se avesse usato la calcolatrice effettivamente le cose sarebbero andate meglio. E qui abbiamo invece Adriano. Adriano invece è un ragazzino ansiosissimo, lui si è dato anche lui come voto, si è dato 6 credo sia qui, sì, ma ha fatto una verifica perfetta, non so perché ritiene di aver fatto errori di calcolo, in realtà Adriano ha svolto la prova completamente e anche bene. E il commento è stato, credevo di non sapere fare nulla, non so che dire, anche perché, anche perché, devo dire la verità, hanno trovato questa parte invece un po' difficile, quasi nessuno ha risposto quando avrebbe dovuto dire, sei stato in grado di affrontare, di elencare le difficoltà, quindi lui dice non so che dire, si è dato voto 8 ma l'ha scritto con la matita. Perché io gliel'ho fatto, cioè dicevo mettete liberamente il vostro voto anche a penna, e questo anche è una cosa che mi piace, abituarli all'autovalutazione seria. E le conclusioni, ecco, all'interno di questa sperimentazione l'attribuzione della votazione da parte dei ragazzi mi è piaciuta perché li ha portati a essere responsabili anche del percorso e della prova che avevano svolto in classe. Ripeto, solitamente sono più portati a vedere il risultato, non gli importa nulla, io faccio salti mortali, anzi a volte la ritengo anche un'inutile perdita di tempo, il riproporre la prova, ricorreggere collettivamente, non gliene importa
conta niente. Tra l'altro c'è il paragone col compagno a parità di punteggio, che è una tragedia. Questo invece mi è piaciuto molto perché sono stati seri, cioè il cambiare voto, mettere 6, mettere 4, mettere... loro non sapevano poi chiaramente la mia, quale fosse stata la mia valutazione. I punti di forza sono sicuramente la consapevolezza che hanno acquisito nella valutazione, nel percorso di valutazione, e quindi l'autovalutazione. È l'assunzione di responsabilità, cioè uno che dice prendo, mi sono messa a 4, avevo pensato di prendere 6 perché evidentemente non ho capito granché, per me è stato un'assunzione di responsabilità e un comportamento che per un, bambini di classe prima, poi di quel tipo, non mi aspettavo. La criticità. Allora, molti l'hanno vissuta come un'ulteriore prova. L'aver dato la scheda insieme alla scheda è stato faticoso nella gestione del compito, perché quale devo fare? Prima questo, ma è un altro compito. Cioè, i bambini vanno in ansia per molto poco, quindi anche l'aver avuto una scheda aggiuntiva è stato un po' un problema per alcuni. Per cui mi chiedevo, ma questo lo pongo come punto di domanda, se per caso si prendono tutti i compiti, cioè nell'ambito, magari le verifiche, se i quesiti, ma anche meno, vanno bene, si toglie il compito, lo si fa consegnare e poi forse gliela si consegna subito dopo, lasciando quei 10 minuti di tempo per farli consegnare subito e compilare subito la scheda. Ho avuto un gran numero di ragazzini che hanno messo croci casualmente, me ne sono accorta perché c'era il discorso di dire la prima parte era metti in ordine, così adesso che guardi gli esercizi mettili in ordine di difficoltà senza averli svolto, quando poi li hai svolti rimettili nell'ordine di difficoltà che hai incontrato, e era la stessa, cioè anche laddove avrei dovuto avere il risultato ribaltato dopo che hai risolto, quindi quel quesito probabilmente era anche inutile, io l'ho voluto inserire ma forse era anche inutile. E poi la seconda cosa, e concordo con quello che è stato detto prima, è che è un lavoro che va fatto con sistematicità. Forse quando diventa automatico dare la scheda e far fare la verifica simultaneamente, si può anche evitare di darla in un momento successivo, immediatamente successivo. Quando dico immediatamente successivo intendo nell'ambito dello stesso giorno, della stessa ora di lezione, quindi si può limitare, che so, se il compito dura un'ora, 50 e 10 minuti per la riconsegna della scheda, almeno nelle fasi iniziali. Però io l'ho trovato utilissimo appunto in questo percorso di metacognizione, perché poi da lì sono venute fuori tante altre cose che in 10 minuti vi ho risparmiato, insomma, proprio sul processo di costruzione del proprio percorso. E questo è quanto. Dunque, noi siamo tre insegnanti che lavorano sulla città di Massa, ma su tre scuole diverse. Io sono sul liceo linguistico, la collega sul liceo classico e il liceo scientifico. Noi due abbiamo lavorato sulla prima classe e la collega sulla seconda classe del liceo scientifico. Abbiamo lavorato sulla scheda facciamo il punto, però è una scheda che abbiamo cominciato a provare fin da febbraio, cioè fin dal primo incontro che abbiamo avuto qui. E, sì, effettivamente la prima volta è stato, insomma, far capire ai ragazzi come dovevano usarla questa scheda. Ma non solo, noi l'abbiamo usata sia nella prova formativa che nella prova sommativa, modificandola un momentino, cioè nella scheda formativa avevamo messo anche le indicazioni, quindi una scelta multipla di come avrebbero potuto rispondere alle nostre domande.
Nella sommativa no, perché pensavamo che bastasse la formativa per indirizzarli e far capire come avrebbero potuto rispondere. E questo invece non è successo, perché così come avete visto con l'altra collega, lasciano effettivamente questa parte bianca sulla motivazione, non riescono a completarla. E quindi forse un'idea potrebbe essere quella di riproporre, almeno per un certo periodo di tempo, riproporre una scelta multipla anche nella sommativa. Vi leggo un attimo. E quindi noi i tempi che abbiamo dedicato sono stati tutto il secondo quadrimestre, perché da quando abbiamo iniziato questo corso. Ecco, l'ultima colonna con difficoltà e dubbi è risultata non completata, spesso vuota. Riteniamo che gli alunni abbiano avuto difficoltà a rispondere alle motivazioni. Un'alunna che noi diciamo va male perché ha l'insufficienza anche grave a matematica è quella che si è invece spesa di più nelle risposte. E quella che ci è piaciuta di più come risposte è, penso di aver fatto male perché sono riuscita a farlo velocemente, quell'esercizio. Quindi lei è consapevole delle sue difficoltà e nel momento in cui riesce meglio, allora ci deve essere qualche cosa che non va, perché altrimenti non può essere che io sia così brava. E allora la nostra proposta è che proponiamo per l'ultima colonna, quindi la motivazione, sia per la verifica formativa che sommativa, una scelta multipla con indicazioni delle difficoltà che possono emergere per aiutare gli alunni a riflettere sulle proprie difficoltà e abituarli a una risposta adeguata. La scelta multipla potrebbe essere tolta nel momento in cui gli alunni avranno imparato a individuare le proprie difficoltà e a rispondere. Per noi i punti di forza sono proprio abituare gli alunni a riflettere e argomentare su come operano, e la scheda aumenta la consapevolezza delle difficoltà e delle sicurezze nello stesso tempo. Le criticità, noi abbiamo trovato nella scheda da proporre nella prova formativa, quindi la prima scheda, quella prima della verifica stessa, mancano le indicazioni scritte sul tipo di lavoro individuale per il recupero prima di affrontare la verifica sommativa, perché noi sì, chiediamo come pensi di aver fatto bene o male, che cosa dovresti fare, eccetera, ma non suggeriamo in quella scheda il lavoro da fare poi a casa. E quindi o aumentiamo una colonna dove ad ogni tipo di esercizio diciamo guarda, se pensi di aver fatto male vai a tale pagina, tali sono gli esercizi che devi rifare, gli argomenti che devi riprendere, cioè non c'è sulla scheda un suggerimento vero e proprio del lavoro che dovrebbero fare a casa. Sì, non è neanche facile perché le difficoltà possono essere di varia natura, appunto o dalla comprensione del testo, oppure qualora il ragazzo si renda conto che la difficoltà è dovuta a mancanza di studio, allora l'indicazione di dire guarda vai a rivedere queste cose, perché a volte i ragazzi non sanno neanche dove andare a ricercare quell'argomento, quindi per recuperare le conoscenze relative a quel determinato tema. Comunque, come ha detto la collega, l'esperienza è stata positiva perché i ragazzi si rendono conto che fare un compito, fare una verifica è una cosa che serve a loro più che a noi docenti, e quindi la vivono un po' meno come calata dall'alto, e quindi serve a loro come autovalutazione. E poi anche la rivelazione dell'errore non è così drammatico, perché cioè, uno deve vedere, deve rilevare, deve essere consapevole, e siamo lì noi docenti per aiutare a superarli. E quindi è servito, almeno l'esperienza della mia classe, che anche ragazzini che avevano più difficoltà e quasi
nell'ora di matematica se ne stavano buoni, zitti, calmi, perché avevano paura qua di intervenire, non erano coinvolti nella lezione, invece erano più partecipi. Questa è stata la mia esperienza. Il tempo a disposizione sì, è importante. E poi un'altra cosa secondo me importante è il lavoro di verticalità. Scuola media, abbiamo sentito i colleghi di scuola media con questi problemi, e scuole superiori abbiamo le stesse problematiche. I ragazzi non hanno grande capacità di autovalutazione, quindi sarebbe bene farlo. Ora noi abbiamo fatto, io al liceo classico, lei al liceo linguistico, la collega al Pascoli della stessa scuola, della stessa zona, Massa Carrara, però abbiamo indietro tutti i colleghi della scuola media che non fanno questo lavoro. Quindi sarebbe bello invece proprio fare un lavoro a tappeto di coinvolgere il più possibile i colleghi per poter tirare su, far crescere ragazzi che hanno un certo tipo, un certo metodo di lavoro. Perché se no siamo sempre lì a lavorare a pezzettini. Non... Vabbè. Vabbè. Musica. Ah no, dell'aiuto, scusate, silenzio. Uè. Allora, noi abbiamo rielaborato questa scheda del Facciamo il Punto perché l'abbiamo ritenuta, tutti e due insegniamo in scuole di secondo grado, quindi di interessante applicazione fra quelle che ci erano state proposte, forse quella che maggiormente ci attirava. Io in particolare l'ho applicata, insegno in un liceo di scienze umane, a un compito di seconda. Questo è un compito fatto, lo dice il titolo, sulle scomposizioni di un polinomio, se vuoi far scorrere così, fai scorrere, di una scomposizione di un polinomio. Il testo richiedeva, c'era un primo esercizio, eccolo lì, un primo esercizio. No, non scorre. Sì? Un primo esercizio che era scomposizioni di polinomi, un secondo che chiedeva di semplificare le frazioni, un classico, un terzo calcolo di espressioni con le frazioni, e poi c'erano due cose un pochino più strane, uno che era un quesito, sapendo che quanto vale, quindi vedere di applicare. E poi un problema, qui non ci sono le figure, dove c'erano due figure geometriche irregolari naturalmente, con i lati, con le lettere, e dovevano calcolare l'area di uno e l'area dell'altro, che poi veniva una frazione semplificabile, quindi è semplificarla, va bene. Allora, ecco qua, dunque, la scheda, eccola qui. Quella qui, 21 febbraio, dunque l'abbiamo chiamata subito come ti sembra di aver fatto, perché ci sembrava più che andasse subito al punto. Non si vede, sì, però si molto vede, bene, si vede. Sì, si vede? Si vede. Perfetto. Allora, come ti sembra di aver fatto, e noi abbiamo lasciato le voci che c'erano state proposte, non lo so, molto male, male, così e così, abbastanza male, bene. Su cosa basi la tua valutazione? Ecco, la variazione dalla scheda che c'era stata proposta è che nella colonna di destra, invece di lasciare gli spazi bianchi, come già qualcuno ha detto, ci abbiamo messo delle voci precise per guidare un pochino di più, conoscendo un po' i nostri alunni che sono sempre un po' indecisi. Infine, niente, e questa quindi era la scheda del primo giorno. Quali sono stati i risultati? Allora, diciamo subito i risultati. Intanto la prova si svolgeva in un'ora e io, in accordo col collega che c'era nell'ora successiva, gli ho detto: guarda, mi dai 5 minuti, 10 minuti dei tuoi, quindi i ragazzi hanno consegnato tranquillamente senza sapere che poi ci sarebbe stato questo proseguo. Quindi mi sono fatta consegnare i compiti, poi una volta consegnati loro cominciavano: posso andare a bagno? No, mettiti a sedere perché ora c'è da fare un'altra cosa. Sicché subito si sono molto allarmati perché hanno detto: ma come, ma c'è un altro compito? E io gli ho detto: no, c'è una scheda che mi dovete riempire. Questa scheda, secondo me, non l'hanno forse letta con la dovuta attenzione, anche perché c'è un po' il rilassamento, no, dopo il compito, quindi
E anzi hanno chiesto a me ripetutamente, no? Ma cosa devo fare? Ma ci devo fare le crocette? Ma cosa ci devo scrivere? Ma ci devo scrivere cosa ho fatto? Quanto mi torna? Ci devo scrivere quanto mi torna? Le ho detto, ma l'hai letto cosa c'è scritto? No? Cioè, mi sono anche dovuta un pochino accalorare. E il discorso del punto lì, questo qui, come ti sembra di aver fatto, anche lì, ma io cosa ne so, professoressa, come l'ho fatto? Me lo dice lei quando me lo riporta, no? Mi dicevano. Io gli ho detto, va bene, intanto sicuramente qualcuno aveva consegnato e non si ricordava più come aveva fatto gli esercizi, per qualcuno. Ah, ma me lo può ridare che io vedo? No, non te lo posso ridare, perché io voglio sapere cosa ti ricordi anche di quello che hai fatto, no? Quindi già questa era la prima difficoltà. E dopodiché io ovviamente li ho portati a casa, li ho corretti e abbiamo fatto seguire quest'altra scheda che erano riflessioni. Riflessioni, quindi c'ho scritto tenendo conto delle previsioni che avevi fatto, adesso prendi atto quindi della correzione, perché io ho riportato i compiti corretti, e scrivimi di seguito le carenze che evidenzi ora. Queste carenze cosa ha prevalso? Non avevo studiato, questa è la cosa, la scusa principale, no? Non avevo studiato, cosa vuoi da me, non avevo studiato. Oppure, altra cosa tipica, no, ma sta la matematica non fa per me, quindi io il compito non lo sapevo fare perché la matematica non fa per me. Sulla scheda precedente volevo anche dire che nella colonna di destra dove dovevano fare la crocetta, no, alle motivazioni, sì, queste qua, ecco, queste qui, loro hanno scelto, per esempio, la risposta tempo a disposizione, cioè dove l'esercizio era stato fatto, mi scrivono, tempo a disposizione. A che gli ho detto, scusa, ma l'hai fatto l'esercizio? Sì, e allora perché dici tempo a disposizione? Ah no, ma perché così, cioè come dire, te volevi una risposta, io ti ho fatto una crocetta dove mi è capitato. Ecco, insomma, quindi già questo un pochino lasciava un po' a desiderare la cosa. Il discorso qui, ecco, delle motivazioni, quindi non avevo studiato, la matematica non fa per me. Ancora più bello è questo, quando io gli ho detto indica poi cosa ritieni indispensabile per un recupero. Questa diciamo cosa precedeva anche il consiglio di classe che dovevamo fare per decidere le attività di recupero. Quindi io avevo detto al mio preside, guardi, arriverò, sicuramente io le dico se deve fare il corso di recupero, quanti ce ne vuole, quanti corsi di recupero ci vogliono, perché con questo io ho una fotografia proprio precisa della classe. Invece cos'è successo? Che loro, guardate, mi hanno risposto, dunque, qui c'era cambiare in generale il proprio comportamento, anche se poi io gli ho chiesto, ma cosa vuol dire cambiare il proprio comportamento? Nessuno mi ha saputo dire per bene cosa voleva dire. E poi addirittura qualcuno mi ha detto, guardate in fondo, non è necessario niente, me l'hanno barrato, come dire, non è necessario niente perché io sto bene così, prendo 3, sto benissimo così, non ti preoccupare, no, te professoressa. Ultima cosa, ecco questa qui, le possibili soluzioni per un recupero. In prevalenza mi hanno scritto studio individuale, indicando però le lezioni private a casa. Cioè non hanno capito questo studio individuale guidato, che io gli ho detto a casa, vi fate lezioni da voi, ecco, quindi studio individuale vuol dire che te a casa prendi il tuo librino, il tuo quaderno, fai gli esercizi, ah no no ma mi aiutano, allora vedi non è quello, quindi già difficoltà. E secondo, l'ultima cosa, vedete l'ultima che dice non sono interessato a un recupero, qualcuno me l'ha barrato, quindi poi ho detto al mio preside, guardi, modifichiamo il numero dei corsi di recupero perché forse li sprechiamo, siccome la scuola non ha molte risorse, no? Quindi anche i corsi di recupero vanno molto dosati, insomma, no? Cioè, non li sprechiamo se poi ragazzi, cioè se devono venire ma non sono interessati a un recupero, vengono per far piacere ai genitori, per far piacere alla mamma che ce li manda, per far piacere a me, perché così poi dopo viene scritto, è venuto al corso, ah bene, grazie, io ne prendo atto però. Quindi così. Io in realtà questa è una seconda, l'ho applicata anche in una prima e in una terza. Forse in prima i risultati, cioè, sono un po' più, credo, sembra strano, ma più scolarizzati.
rispetto a una terza, cioè una terza si vede già che sono già più liberi, no? Liberi di fare si sentono liberi di poter fare quello che vogliono, in prima no, quindi in prima tendono più a dire: professoressa, faccio quello che vuoi te, ecco, quindi ti rispondo come vuoi te, faccio quello che vuoi te, cioè nella prima non sono interessato al recupero, non me l'ha risposto nessuno, ecco, basta, fine. Così lo metto qui e poi lo sistemo dopo. Allora, vabbè, stacco. Perfetto. Allora, io vi presento la mia attività, devo fare una breve premessa. Ho insegnato matematica nelle scuole secondarie superiori, per il momento sto insegnando fisica e ho deciso di frequentare il corso perché ho visto che i ragazzi hanno difficoltà con la matematica, cioè la difficoltà in fisica partono principalmente dalla matematica, diciamo difficoltà che avevo già trovato durante gli anni di insegnamento di matematica. Quindi dovevamo fare due diversi tipi di sperimentazioni, ma alla fine nel gruppo presentiamo solo l'attività che ho fatto sulla fisica. L'attività è stata svolta in una classe di primo anno dell'Istituto Tecnico Industriale e appunto la sperimentazione in fisica, questo mi piacerebbe proprio, siccome molti colleghi della scuola secondaria superiore alcuni faranno anche matematica e fisica, questo tipo di attività è utile anche per quanto riguarda la fisica. Ora vi farò vedere un pochino quello che ho scritto e i risultati ottenuti. Quindi le motivazioni principali sono legate al fatto che la matematica è uno strumento fondamentale per la fisica, cioè non si può fare fisica senza la matematica e rappresenta uno degli ostacoli grossi per gli studenti. I voti in matematica e fisica sono correlati, non esiste uno studente che è bravo in fisica e va male in matematica e viceversa. Cioè. E gli studenti hanno tante difficoltà su argomenti di matematica, ad esempio quelle che loro chiamano le formule inverse. Cioè loro hanno bisogno di avere tutte le formule scritte, dalla formula principale mi chiedono le formule. Quindi non c'è bisogno che vi dico cos'è. Frazioni, hanno difficoltà alle potenze, l'interpretazione dei grafici cartesiani, che per noi cioè in fisica sono molto importanti. Poi la comprensione e interpretazione dei problemi, perché questa è una difficoltà generale con le materie scientifiche e con la matematica. E quindi ho ritenuto appunto molto importante il materiale presentato, quindi non solo per la matematica, se dovessi insegnare matematica nei prossimi anni, ma anche proprio solo per il recupero della fisica. Quindi ho proposto appunto la scheda Facciamo il punto al termine di una verifica sommativa sulla parte di statica dei corpi rigidi e le leve. Diciamo, le equazioni che dovevo utilizzare erano semplici, giusto la parte della formula sul momento di una forza e l'equazione dell'equilibrio per le leve. E la scheda è stata leggermente modificata per ridurre il testo e rendere più semplice la lettura, perché gli studenti si perdono, quindi ho trovato un po' lunga, anzi forse, forse sarebbe il caso di semplificarla di più. E questo è lo schema, appunto, ho solo semplificato la parte, il punto 2, no? Nella tabella che segue, giusto la spiegazione, e poi ho mantenuto lo stesso schema. E avevo detto di non compilare il punto 3. L'unica scelta che ho fatto è quella di dare il compito e la scheda, però a un certo punto, dopo un'ora, io avevo 2 ore a disposizione, ho ritirato i compiti, cioè le loro verifiche, ho lasciato solo il testo degli esercizi e la scheda, quindi loro si sono concentrati sullo svolgimento, cioè ormai avevano già finito il compito, non potevano più fare niente, si sono concentrati solo sulla compilazione della scheda, quindi diciamo, hanno risposto in modo abbastanza completo, anche se erano un po' agitati dalla fine della verifica. Allora, i risultati sono che appunto c'erano 22 alunni presenti, tutte le schede sono state compilate, già secondo me è un risultato, poi considerato la classe che è un po' problematica, ho analizzato un po' quella che è stata la loro valutazione rispetto a quella che poi è stato il voto finale, e in 14 casi su 22 c'era una corrispondenza, cioè il voto, cioè quando dicevano abbastanza bene, poi in effetti la valutazione era positiva,
due ragazzi su 22 non sono stati in grado di valutare, quindi una classe di primo anno mi aspettavo insomma che tutti rispondessero anche così così, che può essere una valutazione intermedia, invece due ragazzi non hanno dato una valutazione, hanno scritto non lo so. In sei casi la valutazione dell'alunno era completamente diversa da quella dell'insegnante, cioè un ragazzo che ha preso una sufficienza piena dopo aver avuto insufficienza per tutto l'anno ha detto ma penso di averlo fatto così così, quindi molto insicuro, ha mostrato molta insicurezza. E vabbè, poi alcune risposte secondo me sono molto divertenti, cioè un compito è stato valutato così così e il motivo era perché lui ha scritto un po' di superficialità, questo è stato il motivo per cui lui ha pensato di aver fatto, quindi lui stesso ha riconosciuto di essere stato un po' superficiale nell'esecuzione del compito. Oppure appunto un alunno che pensa di aver fatto bene perché ha studiato tutta la domenica pomeriggio, come se un pomeriggio fosse sufficiente a recuperare insomma gli argomenti svolti in un mese. Vabbè. E quello che ho trovato interessante è che vabbè, solo 9 alunni su 22 hanno compilato la colonna di destra, quindi quella sui dubbi e le difficoltà, quindi descrivendo un argomento specifico, quindi appunto ho indicato, hanno scritto appunto coppia di forze, guadagno, disegnare le forze, i vettori o i problemi, il testo del problema, e quindi comunque hanno avuto la capacità di proprio di elencare in modo dettagliato quello che era diciamo l'argomento che li aveva messi in difficoltà, e visto che l'ho presentato una sola volta, secondo me è stato un risultato abbastanza interessante. E poi un'altra cosa, io avevo chiesto di non compilare, ho detto, poi loro ovviamente non ci hanno fatto caso, di non compilare l'ultimo punto della scheda, quello delle carenze, perché volevo farlo compilare alla fine alla consegna dei compiti. Però secondo me le risposte appunto sono state interessanti, perché qualcuno ha detto che ha avuto difficoltà nella comprensione del testo, quindi insomma ha formalizzato dei problemi che ha incontrato, ho avuto difficoltà a ricordare le formule perché mi confondo. Anche questa cosa qui, il fatto che, cioè, ricordare le formule, quindi significa che uno non le ha capite, le memorizza e fa fatica a ricordarle. E poi un alunno che ha scritto lo studio come carenze, lo studio, la memoria e la capacità di concentrazione. Ci ha fatto un elenco, che ora tentare di recuperare questi tre problemi, insomma, però secondo me appunto come diciamo considerazioni finali sui punti di forza, secondo me questa attività è molto utile, però in un caso nella fase di discussione dell'argomento, io lo farei alla fine di una verifica formativa, perché se voglio per recuperare le carenze, mentre non prima di dare non dopo aver dato il compito quello finale, ma prima, in modo da capire quali sono i punti deboli che a volte loro non riescono a focalizzare durante le spiegazioni. E poi, e quindi è importante perché sono stati costretti a valutare la loro preparazione e le loro difficoltà, mentre è importante farlo in una fase di costruzione delle conoscenze, non quando vengono valutati. E poi secondo me sono rimasti un po' spiazzati, anche se io l'ho dato alla fine del compito, però fatto una volta sola è un po', insomma, è poco significativo, cioè loro hanno avuto un po' di difficoltà. Se invece venisse somministrato questo test alla fine, io non dico di ogni verifica, ma 3, 4, 5 volte l'anno, sarebbe sicuramente molto più semplice per loro, dopo la prima volta, a ottenere dei risultati importanti. Quindi, secondo me, questa è la cosa utile. Va bene, grazie. Gli ultimi. Quindi adesso passiamo alle prove uniche e rare. Okay. Prima l'altra? Voilà. Vi chiediamo se ci riuscite. Io sono strasintetica. Okay. Fantastica. Sei la nostra presentatrice preferita. Buonasera a tutti. Allora, noi siamo docenti della scuola secondaria, liceo scientifico, liceo delle scienze umane, liceo sportivo. Questa prima presentazione è su una classe prima del liceo delle scienze umane
e io dovevo preparare una verifica che riguardasse questi argomenti, la scomposizione dei polinomi e la sua applicazione nel dimostrare alcune proprietà dei numeri naturali, alcune equazioni di primo grado solamente la parte risolutiva, e poi volevo scegliere qualche problema con l'utilizzo delle percentuali. E due di questi argomenti sono spesso presenti nelle prove invalsi della seconda superiore e mi sono anche accorta nelle prove di terza media all'esame di Stato. Ora, noi che insegniamo al biennio cerchiamo di inserire nel corso d'anno, sia in prima che in seconda, quesiti invalsi che girano intorno all'argomento che stiamo trattando, un po' per abituare gli studenti a questi tipi di quesiti, ma un po' anche per essere indirizzate noi verso le competenze che dovrebbero acquisire gli studenti. Quindi per cercare spunti su questi due argomenti ho utilizzato il sito suggerito in questo corso e mi sono mossa con la parola chiave, quindi adesso stavo cercando le proprietà dei numeri naturali, ho inserito una possibile ricerca, ho avuto diversi risultati, tanti. Il sito mostra in diversi formati le domande relative all'argomento, mostra a che livello scolastico sono state assegnate e anche le risposte corrette sulle classi campione. E questo per me è stato molto utile, perché quando le domande erano tante e io dovevo sceglierne alcune, dovevo creare due file, poi ho dovuto creare anche un compito per gli assenti e mi sono mossa sfruttando proprio il livello di difficoltà che gli studenti avevano avuto. Quindi per la mia prova, per esempio, ho selezionato quando i ragazzi avevano circa il 40% di risposte, ha dato circa il 40% di risposte corrette. Vi mostro, scusate, un'idea di come viene il compito usando proprio la formattazione che si riesce a cogliere dal sito. E c'era un esercizio che sfruttava, dove si doveva dimostrare che la proprietà era vera sfruttando la scomposizione dei polinomi, un esercizio in cui invece si doveva dimostrare che la proprietà elencata era falsa e quindi dovevano mostrare un controesempio, poi parte tecnica sulle scomposizioni e sulle equazioni, l'ultimo, voi non ci leggete nulla, ma è solo per farvi vedere come si riesce a coglierlo dal sito e si riesce anche a modificarlo se si vuole aggiungere, giustifica la risposta. L'ultimo era un problema sulle percentuali e per me è stato ottimo scoprire questo sito, perché a ogni compito fino adesso cercare i quesiti invalsi voleva dire aprire tutti i file PDF degli anni passati e usare la funzione ritaglio, rischiando di trovare sempre per prima la solita domanda e proporre sempre la solita domanda. Invece in questo modo si ha una ricerca veramente efficace di quello che si vuole, si ha una visione di tante possibili esercizi e si riesce a scegliere quello che ci sembra più adatto, anche come livello di difficoltà per gli studenti. E così ho già finito la prima parte. Sulla seconda mi sposto invece in una seconda scientifico. Siamo quasi a fine anno e si dimostra il teorema di Pitagora. No, qui non lo trovo. Presentazione. Anche questo, guarda. Ok, sono abituata da qui. Seconda liceo scientifico, a fine anno si dimostra il teorema di Pitagora. Loro lo conoscono già dalle medie, lo usano in prima, lo usano in seconda. Si dimostra, lo affrontiamo la dimostrazione quando abbiamo finito la teoria delle superfici e delle equivalenze delle superfici.
Siamo partiti dall'enunciato proprio con le superfici, equivalenze tra quadrati costruiti, e qui sono andata a caccia di misconcezioni e ce ne sono tante, e quindi niente di scritto, discussione in classe, enunciato alla lavagna: che cos'è un triangolo rettangolo, che cos'è un cateto, che cos'è un'ipotenusa. I ragazzi rispondevano, le risposte a volte erano entrambe corrette, ma come passo da una all'altra, alla ricerca dei perché di cui abbiamo sentito parlare in questo corso. E ci siamo stati tanto, e già questa parte a me è piaciuta molto. I ragazzi li vedevo perplessi e non capivo bene perché. Loro, l'ho capito dopo, non, a loro non sembrava di fare il teorema di Pitagora. Comunque, siamo andati avanti e allora ho chiesto, dopo aver discusso l'enunciato, di fare la figura di questi quadrati. E quindi, con tanta pazienza, ho aspettato che, lavorando tra di loro, costruissero i quadrati, e in questa prima situazione ce la siamo cavata abbastanza bene. Con tanta pazienza poi aspetti che costruiscono i quadrati anche in quest'altra situazione. E qui uno pensa, ragazzi in seconda liceo, hanno anche fatto 2 anni di disegno, ci vuole tanta pazienza, e ci arrivano. Poi con il righello, allora misurami queste aree, mi calcoli le aree, e sono sorpresi di vedere che effettivamente anche con la misura torna che la somma delle due aree è proprio quella. Solo a questo punto siamo passati a esprimere l'enunciato in linguaggio algebrico. Quindi abbiamo inserito A, B e C, scrivetemi l'uguaglianza con le aree. Qui metà classe un po' si è illuminata, ha detto: ah, ma forse è il teorema di Pitagora questo. Ma solo metà, perché per essere convinti che fosse proprio il teorema di Pitagora, loro vogliono la radice quadrata. Per loro non è il teorema di Pitagora, e nonostante tutto, anche alla fine di questa sperimentazione, loro cercano di usare sempre Pitagora con questa radice quadrata, che in seconda può essere un problema, sarebbe meglio scansarla quando possibile. Siamo stati sull'enunciato, poi siamo passati a varie dimostrazioni. Anche questo, discussione in classe. Io ho presentato questa figura, gli ho detto: questa è la dimostrazione, trovatemela. Un po' di perplessità, e poi si sono messi, ho chiesto: ma c'è il triangolo rettangolo qui, cercatelo. E iniziano a vederne, ne vedono poi 4, poi gli fai: ma dov'è il quadrato costruito, quei quadrati dove sono? Iniziano a vederli, in classe si discute tutti i passaggi, diciamo tutte le proprietà geometriche giuste che ci devono essere, e poi arrivano a fare la loro idea di sottrazione, e quindi usando solamente gli assiomi sulle equivalenze arriviamo alla dimostrazione del teorema di Pitagora. Alla fine della lezione ho chiesto che scrivessero loro, con le loro parole, effettivamente quello che i quadrati rappresentavano, che gli restasse. Più avanti, in una lezione successiva, ho presentato una seconda dimostrazione ai ragazzi, quella che usa invece i teoremi di equivalenza tra quadrati, parallelogrammi e rettangoli. Questa, devo dire, è stata una lezione più frontale. Loro seguivano, sarebbe un'animazione questa, ma io non sono riuscita a metterla su PowerPoint. E anche qui a caccia di misconcezioni, perché poi si tirano in ballo le proiezioni dei cateti sull'ipotenusa, se riescono a capire bene questi passaggi poi abbiamo pronto Euclide. Però questa è stata più frontale come lezione. E successivamente, da soli, in un'ora di sostituzione, quindi io non c'ero, ho lasciato una scheda, un laboratorio che dovevano fare da soli, con un'altra dimostrazione del teorema di Pitagora prettamente algebrica, neanche tanto elegante, ma siccome l'ha fatta un presidente degli Stati Uniti, allora piace. E qui loro erano guidati nello scoprire l'enunciato poi prettamente algebrico del teorema di Pitagora. Ho saltato l'ultima, ma la recupero, se ci riesco. No? Eccoci.
Allora, lavorare con la geometria, i ragazzi hanno tantissime misconcezioni e non è facile tirargliele fuori, neanche poi riparare a questi problemi, però questi tipi di lezioni qua ti permettono di avere una partecipazione della classe che altrimenti non hai, tirano fuori competenze che altrimenti non attivano e richiede tanto tempo, tanto tanto tempo, e lo puoi fare solo con classi che sai che ti vogliono seguire. Questi erano solo 16 e non tutti bravi, però hanno seguito e risposto volentieri alla richiesta. Grazie. Il presidente? E quella figurina lì non si vedeva? Ah, vediamo se riesco a ingrandirla. È fa. Ah, il presidente è Garfield, 20° presidente degli Stati Uniti. Dov'è? No, non per questa. La dimostrazione è tutta qui, dovete guardare questa figura, sono due triangoli rettangoli congruenti, disposti però prima col cateto minore allineato al cateto maggiore. Si dovrebbe congiungere anche l'estremità delle ipotenuse e appare un trapezio rettangolo. Se si calcola l'area del trapezio rettangolo con la formula base maggiore più base minore usando le lettere in figura, o si calcola l'area del trapezio usando la somma dei tre triangoli rettangoli che appaiono in figura, otteniamo un'uguaglianza in cui appare A, B e C, e giocando con termini che si elidono, minimi, comuni, multipli, alla fine resta solo C alla seconda da una parte e A alla seconda più B alla seconda dall'altra. Garfield. Questo ora non si vede più. Queste qua, sì. Ah, ok. Grazie. Grazie. Buonasera. A voi. È stato interessantissimo. Abbiamo scoperto anche cose che. Scusate, mentre si preparano, cioè, vengono gli altri. Volevo. I quali altri sono? Appunto, incerti? Il gruppo del Neo c'è? Sì, già ci siamo. Sì, eccoli. C'è il gruppo. Che siete incerti, c'è giusto? Bene, ok, che non c'è. Perfetto. Prendete quello che volete, il PDF, vi prendo PowerPoint. Allora sì, direi, facciamo questi tre gruppi, siete più possibili, facciamo un intervallo ridotto. Sì, voi facciamo tre. Sì, sì, io poi sono cattivissima, a un certo punto tiro fuori il cartello. No, ma noi siamo veloci. Allora, salve a tutti, noi siamo della scuola media di Carrara e abbiamo lavorato sul questionario sull'atteggiamento nei confronti delle difficoltà. Siamo partite dal questionario proposto qui al corso e abbiamo utilizzato dei moduli Google per creare un questionario da proporre poi ai nostri alunni, e abbiamo integrato quello proposto qui al corso con del materiale che abbiamo consultato. Per esempio, se ci avete fatto caso, nelle guide per gli insegnanti all'inizio di solito ci sono sempre delle domande relative all'atteggiamento dei ragazzi verso la matematica, quindi abbiamo rispolverato un po' di queste cose, abbiamo fatto un collage del materiale che abbiamo trovato. In pratica abbiamo inviato questo questionario ognuno alle nostre classi. Io solo una prima e una terza, e la collega e l'altra collega che non è presente oggi l'hanno inviato alle loro classi prima, seconda e terza. L'abbiamo inviato tramite alcuni di noi hanno le classi virtuali, quindi l'abbiamo mandato ai ragazzi sulle classi virtuali e loro a casa se lo sono compilato, a qualcun altro tramite WhatsApp, oppure chi non aveva la possibilità l'ha fatto in classe con i computer nostri della scuola. Praticamente questo questionario chiedeva immediatamente: prima domanda, benvenuto, sei un maschio o una femmina? E in pratica questi moduli Google elaborano già le risposte, quindi sono molto, molto rapidi perché già fanno i grafici. Quindi qua per esempio si vedevano le percentuali dei maschi e delle femmine, più o meno uguali. Man mano che rispondevano. E poi chiedevamo quale classe frequenti, quindi prima, seconda, terza, e qui vedete nel diagramma la distribuzione delle classi.
Poi per alcune domande abbiamo fatto noi un'altra elaborazione, perché il programma permette di scaricare tutte le risposte su un foglio Excel e quindi poi uno le può analizzare come crede, e quindi abbiamo diviso le risposte per vedere se c'era differenza tra maschi e femmine, solo le prime, solo le seconde o solo le terze. Per esempio questa, ti piace la matematica, abbiamo provato a fare la distinzione delle risposte, quindi in generale piace la matematica. Poi abbiamo messo anche delle domande aperte, quindi c'era come mai ti piace la matematica, e qui siccome le risposte che abbiamo raccolto erano circa 120, abbiamo estrapolato alcune risposte, per esempio non mi piace perché mi mette a disagio, ho paura visto che non è il mio cavallo di battaglia, oppure c'è stata anche questa risposta: non devi studiare. Ci ha sorpreso, non devi studiare. Bisogna usare, però non sappiamo se non devi studiare è stata una risposta data da chi piace o da qualcuno a cui non piace. Io penso mi piace perché non è necessario e non la devo studiare molto. Bisogna usare molta logica e determinazione. Mi piace l'unione tra regole fisse e creatività dei numeri. Si sono un po' sbizzarriti alcuni nelle risposte. Poi abbiamo chiesto, c'era un elenco dei possibili motivi per cui uno studente desidera andar bene in matematica. Per esempio per far piacere ai genitori, perché in questo modo aumenta la possibilità di essere promossi, mi sentirei più sicuro di me. Non so se voi le vedete bene. Sì, sì, forse le vedono meglio loro. Sì, che loro. Perché qua si vedono piccine. L'insegnante sarebbe contenta. Mi sentirei più intelligente, ci tengo ad andare bene a scuola, mi sentirei più padrone della materia. Qui, insomma, le risposte sono state sempre sì, vorrei tanto che i miei genitori fossero contenti, cioè il motivo è che i genitori sono contenti, faccio piacere all'insegnante, mi sento più sicuro. E la cosa che non ci aspettavamo è che non gli interessa minimamente il giudizio dei compagni. Quindi i miei compagni mi giudicherebbero più in gamba, questa è una cosa che non interessa granché ai ragazzi. Poi c'erano delle domande relative al modo di studiare, di seguire e partecipare alle lezioni o come affrontano le interrogazioni. Questa, per esempio, quando devo affrontare un problema non so da dove cominciare, e la maggior parte sì, sanno come affrontare il problema. Accelero perché vedo che manca poco tempo. Imparo a memoria regole, procedimenti e formule anche senza comprenderli, e sono pochi quelli che le imparano a memoria senza comprenderle. Queste sono tutta una serie di altre domande che avevamo messo. Per esempio, se noi li facciamo lavorare molto in gruppo. E qua in una di queste domande appunto si chiedeva se preferivano lavorare da soli o in gruppo, e qui si è visto che la maggioranza preferisce lavorare in gruppo e ritengono di collaborare positivamente alle attività dei gruppi. Poi c'erano anche domande come queste, per esempio a scelta multipla. Capisco meglio una spiegazione se è accompagnata dalle immagini, se la sento dalla voce dell'insegnante, quindi qui c'erano poi le varie elaborazioni. E abbiamo fatto un'analisi dei punti di forza e di debolezza di questo nostro lavoro. Praticamente punti di forza, la facilità di somministrazione, il fatto che per loro comunque è accattivante rispondere dal loro cellulare da casa, è uno strumento veloce per elaborare i risultati. Punti di debolezza, troppo lungo, perché alla fine abbiamo fatto una sessantina di domande, quindi anche loro poi mi dicevano: prof, ma com'era lungo? Quindi sicuramente la lunghezza. E poi non abbiamo potuto estrapolare di che classi fossero, cioè se erano le mie o le sue. E forse quindi abbiamo fatto tutti insieme. Cioè quindi sarebbe l'unico. Meglio forse farlo più incentrato su magari solo una parte, come si comportano quando si devono preparare per una verifica, e ognuno farlo singolarmente nelle proprie classi. E prospettive, avevamo pensato di creare dei questionari da utilizzare poi durante l'anno scolastico, da proporre al nostro dipartimento di matematica e da usare magari uno all'inizio dell'anno, alla fine del primo quadrimestre e alla fine della scuola. Grazie.
Fibonacci, giusto? Sì. Della presentazione. Sì, tutto vostro. Okay. Allora, buonasera, noi siamo un gruppo di lavoro qui in una scuola media di Pisa, le Fibonacci, e abbiamo lavorato anche noi sulla somministrazione del questionario, sull'atteggiamento nei confronti delle difficoltà, modificandolo. Io mi sono già persa. Ah, ecco. Allora, dunque, questo questionario è stato dato a un gruppo di ragazzi di terza media che frequentano un corso proprio di recupero della matematica. È stato dato nella nostra scuola, effettuiamo questi laboratori in orario mattutino, modalità classi aperte, con piccoli gruppi di ragazzo, quindi diciamo 6, 8, 10 ragazzi, e quindi è stato somministrato in 3 laboratori gestiti da 3 insegnanti diverse. Il totale degli alunni quindi era di 25 alunni. È stato somministrato dando diciamo 20 minuti circa per la compilazione dei questionari. Il laboratorio è articolato in 10 lezioni di un'ora ciascuno con cadenza settimanale. Allora, in rosso sono evidenziate le modifiche che sono state fatte alle varie domande. Ora, per questioni di tempo, andiamo su quelle che saranno diciamo le domande su cui ci soffermeremo. Dunque, nella domanda 3, pensa ai tuoi compagni che riescono bene in matematica e che amano la matematica, quali sono i motivi principali per cui riescono bene? Noi abbiamo deciso di scalettare, diciamo, le risposte, proprio perché a questo livello, e soprattutto ragazzi in difficoltà, abbiamo notato appunto delle difficoltà a motivare. E quindi abbiamo aggiunto: studiano tanto, sono più intelligenti perché studiano con continuità, sono seguiti dai genitori, sono meno emotivi o hanno una buona preparazione di base. Nella domanda 4, dove invece ci sono alcune possibili motivazioni per cui uno studente potrebbe desiderare di andare bene in matematica, e scalettato con un molto, abbastanza, poco per niente, abbiamo aggiunto le ultime due voci: mi serve per gli studi futuri oppure mi serve perché è utile nella vita di tutti i giorni. L'ultima domanda su cui ci concentreremo è: a cosa attribuisci le tue difficoltà in matematica? Si legge, sì. E abbiamo aggiunto tra le varie fattori, appunto scalettati per molto, poco per niente, ho paura di sbagliare, ho difficoltà a comprendere il linguaggio, non ho memoria, ho bisogno di più tempo, vado nel panico o gli insegnanti non mi hanno fatto amare la materia. Allora, va bene, questo era un gruppo, a differenza della presentazione prima, proprio già incentrato sul recupero, quindi alla domanda ti piace la matematica abbiamo avuto un no 48% e un sì 32% e un indifferente 20%, però che insomma sono quelli a cui possiamo far cambiare idea ancora. Allora, andiamo al sodo, i punti di forza e gli aspetti positivi. Allora, i questionari hanno permesso di evidenziare che i ragazzi attribuiscono maggiormente il loro insuccesso, quindi nell'attribuzione del successo o insuccesso in questo caso, a cause esterne. E questo sappiamo che è diciamo il punto difficile, perché se un ragazzo attribuisce le sue motivazioni di insuccesso a una causa esterna, non la sente come gestibile, un fattore gestibile, e quindi è meno praticamente portato a investire tutte le sue potenzialità nel poi recuperare, in un'azione di recupero. È stato visto anche come ci sono notevoli differenze tra le risposte attese dagli insegnanti e quelle poi indicate dagli alunni. Ad esempio, tutti noi pensiamo che i ragazzi che hanno difficoltà in matematica hanno una difficoltà nella comprensione, no, del linguaggio, dei problemi, eccetera. E in realtà, tra le risposte che loro indicano, qui è slittato, è un po' saltato tutto, benissimo. Mentre vai, ti prendo l'altra. Allora, le cause esterne sono quelle evidenziate in verde scuro. Arrivo, Sì. Al mio informatico di fiducia. Allora, tra le cause esterne appunto c'erano le okay, perfetto, sono difficoltà nella materia e le lacune di base, quindi ci sono le percentuali sotto, in blu scuro molto, in giallo il poco, in rosso il niente. Come vediamo, le difficoltà nella materia e le lacune di base raggiungono circa il 40%, e quindi queste sono gestite, sono sentite dai ragazzi come
appunto una delle le cause principali legate alle loro difficoltà. Tra le cause interne, quindi quelle che i ragazzi attribuiscono a se stessi, ci sono vado nel panico, le più gettonate, metto quelle che hanno avuto una percentuale maggiore, vado nel panico, un metodo di studio sbagliato, uno studio insufficiente, lo scarso impegno. Qui c'è da dire che, come da letteratura, vado nel panico, seppure è sentita come una causa interna, in realtà è un qualcosa che il ragazzo percepisce come non gestibile da se stesso e quindi ugualmente diciamo agisce sulla motivazione poi del ragazzo stesso a mettersi in gioco. Tra le cause attese invece noi pensavamo difficoltà a comprendere il linguaggio, fattori emotivi, eccessive richieste dell'insegnante e invece queste voci, oppure ho bisogno di più tempo, e invece queste voci come vedete hanno avuto delle valutazioni molto basse, fattori emotivi sotto il 20%, eccessive richieste dell'insegnante pare che sia tutto in regola e difficoltà a comprendere il linguaggio intorno al 20%. Quindi ma io mi sembra di essere, va bene, cerchiamo. Allora, criticità da correggere. Allora, ovviamente il numero basso dei questionari, 25, ovviamente un limitato valore statistico. Alcune domande probabilmente non sono formulate in maniera molto chiara, per cui le difficoltà anche di interpretazione delle risposte. A cosa per l'esercizio 1 che riguardava una risposta aperta si è notato una preferenza per i triangoli particolari, uno scarso riferimento al punto A, quindi insomma, e la, per lo più con l'assenza del disegno di altezze, comunque sempre una sola, ma inserimento anche di altri termini che loro naturalmente hanno incontrato nella scuola primaria. Confrontando i dati col questionario dopo emerge appunto quella, l'analisi è piuttosto insomma sommaria, non è proprio analitica, una maggiore ricchezza di elementi ovviamente, e tra cui in particolare ecco quasi tutti poi hanno riportato le altezze e quindi spontaneamente, e poi una maggiore correttezza. Quello che considerato il carattere aperto della richiesta e lo scarso riferimento al vocabolario, anche in questo caso si è scelto di aggiungere delle indicazioni precise che suggeriscono appunto di fare riferimento ai vocaboli che sono nel dizionario. Poi, per quanto riguarda, qui era proposta una classificazione dei 12 triangoli, sia in base ai lati che in base agli angoli, e abbiamo verificato, forse una cosa che magari può essere anche ben nota, che è accettabile in linea di massima la conoscenza e la classificazione in base ai lati, mentre i ragazzi si muovono con molta difficoltà nella classificazione in base agli angoli. Nel questionario dopo ci sono state un incremento di risposte corrette, e per la, soprattutto riguardo la classificazione in base agli angoli, ma comunque rimane una delle, diciamo, rimangono ancora delle lacune, delle difficoltà. Quello che abbiamo notato è una scarsa competenza metacognitiva, perché 12 triangoli, pochissimi hanno utilizzato strategie di conteggio, strategie di visualizzazione di lati che fossero uguali, di angoli retti, quindi insomma veramente scarse capacità.
qui non sono state fatte una banale modifica, niente di sostanziale. Per quanto riguarda l'esercizio 3, sono stati proposti, appunto, gli esercizi, l'avete già visionato, no? Tanto questo è stato già visionato. Sì, la decisione. Sì. Aiutati con disegni e giustifica le risposte. Un triangolo può avere due angoli retti, la seconda, un triangolo può avere due angoli acuti. Col suggerimento di utilizzare un disegno, in molti casi, insomma anche la maggior parte, insomma, sono state un alto numero di risposte corrette, anche di giustificazioni corrette, però soprattutto limitate a disegni. Ora qui vedete una ragazza che in realtà ha anche cercato di verbalizzare, però non è molto comune. Successivamente c'è stato un incremento delle giustificazioni con argomentazioni verbali che naturalmente prendono in considerazione la somma degli angoli interni, e questo c'era da aspettarselo, appunto, perché dopo il lavoro in classe. Per quanto riguarda il disegno, non si sono notati di un triangolo equilatero, e un triangolo ottusangolo, isoscelo ottusangolo, e le ha dato un lato, in particolare sull'esercizio la base di 4 cm. Allora, per il triangolo equilatero, a parte, diciamo, la scarsa precisione, per lo più sono riusciti a svolgere l'esercizio, e invece nel caso del triangolo isoscelo ottusangolo, appunto, con una classificazione secondo due criteri, ci sono stati un elevato numero di risposte non corrette, oppure proprio di un esercizio non svolto. Anche qui si registra dopo un miglioramento generale, ma comunque le difficoltà nella classificazione, appunto, secondo due criteri, rimane comunque evidente, rimangono. Rimanendo abbastanza stupite, anche qui la richiesta era: dati due lati di un triangolo misurano 5 cm e 3 cm, quale potrebbe essere quella del terzo lato? 6, 10, 8, 2. Aiutati con disegni e giustifica la risposta. Allora, le risposte corrette sono state circa il 50%. E la giustificazione col disegno è stata tentata, ma questo è stato, diciamo, forzata la situazione, non era corretta quella giustificazione grafica. Pertanto, nel questionario dopo, il percentuale è rimasto pressoché invariato, quindi l'intervento dell'insegnante, che naturalmente ha fatto anche attività sperimentali a riguardo, sì? Due minuti, arrivo. E quindi anche in questo caso abbiamo deciso di modificare, allora, eliminando la possibilità di correggere al disegno. È stata fatta anche questa, so che è stata discussa questa figura, quindi questa sì, e evidentemente i ragazzi hanno avuto grandissima difficoltà, moltissimi non hanno riconosciuto che si trattava di valutare l'ampiezza degli angoli, e credo sia legato a dei misconcetti anche che hanno riguardo all'angolo come parte finita di piano e non come parte infinita, e quindi anche questa figura è stata modificata. Poi, per quanto riguarda le altezze, abbiamo visto un netto miglioramento per riguardo quesiti che riguardano le altezze, ma ovviamente con moltissime difficoltà di argomentazione. L'aspetto importante è che i ragazzi hanno sottovalutato, diciamo, la parte di autoriflessione. In molti casi non hanno completato bene, non accuratamente, in molti casi hanno risposto di essere migliorati, anche se non avevano risposto alle domande. Abbiamo visto che non hanno, probabilmente perché era la prima volta che gli veniva somministrato questo strumento. Quindi è stata necessità di lavorare. Per noi è stato molto importante, come strumento proprio per conoscere la classe, e i gruppi classe, magari con provenienze diverse. Inoltre devo dire che lavorando a stretto contatto, il confronto proprio su poche richieste che toccano però concetti, no, importanti, è stato molto importante come scambio fra colleghe proprio. Non è il solito compito molto ampio con molte domande, poche domande su
argomenti, nuclei importanti, ed è stato molto proficuo. E quindi lo proporremo di estendere a tutto il Dipartimento in contemporaneo, uno strumento che rimane, e questo è il suo valore, si può usare ogni anno e arricchire e modificare. Buonasera, questa è una presentazione di un lavoro fatto in una scuola, in una classe prima, 18 alunni della scuola Pascoli di Cascina, con l'obiettivo prevalentemente di far emergere i misconcetti sui triangoli e sui loro elementi, in particolare vediamo poi in seguito che ce ne sono parecchi, in maniera da curare poi le principali criticità che emergono durante poi la spiegazione. Ecco, allora, il questionario era strutturato su due pagine, solite domande all'inizio, pensi di essere preparato sull'argomento, sì, poco, per niente, non so, disegna tre poligoni a scelta e dei poligoni, leggo che mi scelgo meglio, dei poligoni che hai disegnato colore di blu perimetro e di rosso la loro superficie. Come si chiama il poligono con il minor numero di lati? Disegnalo. E del poligono che hai disegnato, quante altezze si possono tracciare? Disegnare. E poi l'ultima, della prima parte, disegna tre triangoli diversi. Nella seconda parte, per ciascun triangolo, è chiesto di tracciare l'altezza relativa al lato AB, con i triangoli, come vedete, disposti in maniera differente. E poi due domande prese da prove invalsi negli anni scorsi, per la prima, sulle misure dei lati di un triangolo. Allora, alla prima domanda, quella dei poligoni a scelta, ora qui ho riportato chiaramente un paio di casi per domanda, più o meno tutti già nella prima parte, nella prima somministrazione hanno risposto correttamente disegnando dei poligoni, magari qualcuno li ha disegnati anche concavi, tracciando di blu il perimetro, il contorno e di rosso le superfici. Poi, ecco qui, praticamente non so se si vede abbastanza, sì, allora, però mi giro perché vedo meglio lì. Allora, la domanda di disegnare il poligono con minor numero di lati hanno tutti disegnato dei triangoli più o meno, quando però si chiede di tracciare le altezze, qui cominciano i dolori, vedete qui a sinistra un bimbo ha disegnato tre altezze parallele, cioè ha disegnato l'altezza che tutti conoscono, quella del triangolo acutangolo canonico con la base orizzontale, per loro c'è quell'altezza lì. Siccome gli è chiesto di disegnarne tre, ha detto, boh, saranno questi tre paralleli. E poi, ecco, sulla domanda, che è quella lì, scusate, ma sono cieco, disegna tre triangoli diversi, tutti eccetto uno, se non ricordo male, Maria, sì. Hanno classificato i triangoli secondo i lati, poi disegnati male, però insomma indicando isoscele, equilatero, scaleno, solo uno secondo gli angoli, quindi ottusangolo, rettangolo, eccetera. Vabbè, qui ci sono delle statistiche, all'inizio prima, quella domanda 6, quella sulle altezze, solo 4 su 18 risposte esatte, dopo 16 su 18, quindi un incremento significativo. Questo l'ho già detto. Ecco, qui ci sono delle cose belline, perché nel disegno 8 praticamente, vedete che qui l'altezza relativa al lato AB, in questo caso viene fatta praticamente una sorta di altezza parallela al lato, cioè la difficoltà che hanno quando il triangolo non è orientato in maniera canonica, cioè con la base orizzontale, a individuare quale sia l'altezza. Cioè un triangolo con un'orientazione non usuale. Poi vabbè, ci sono altre cose abbastanza strane, tipo queste altezze qui.
legato al fatto che loro non immaginano i triangoli con tre altezze. Per loro il triangolo è una, perché l'hanno sempre disegnato e visto così. Ecco, anche qui ci sono le rappresentazioni, ad esempio qui uno ha tirato via, ha detto, se il comando era disegna l'altezza relativa alla lata B, ha detto ma io lo disegno relativa alla lata C, tanto è uguale a quegli altri due, ma è lo stesso. E poi questo ha disegnato questa altezza qui, vedete, cioè si trovano delle cose abbastanza sorprendenti. Ecco, in questo caso, su questo esercizio, prima la prima somministrazione 1 su 18 ha risposto correttamente, 6%, dopo 4 su 18, quindi tutto sommato piuttosto deludente che anche dopo la spiegazione ci sia stata una percentuale così bassa di risoluzione. Ecco, poi vabbè, sono andate meglio le risposte, allora prima questa qui 5 su 18 è il primo quesito tratto dalle invalsi, sempre sulla lunghezza dei lati di un triangolo, e dopo però c'è stato un significativo miglioramento, 13 su 18, mentre per la 10, che è questa qui, si è passati da un 6 su 18 addirittura a un 18 su 18, probabilmente molti sono stati fortunati nello scegliere la casella giusta. Ecco, tornando alla domanda 2, che era quella, cioè di essere preparato o no su questo argomento, allora prima 2 sì, 12 poco, 1 per niente, 3 non so, dopo 13 sì, 3 poco, nessuno per niente e 2 non so, quindi anche qui insomma quantomeno un miglioramento della consapevolezza dei ragazzi, che poi magari hanno continuato a fare errori, comunque si sentivano un attimino più sicure. E riteniamo appunto che questo genere di domande sia utile per permettere agli studenti di acquisire un modo per riflettere maggiormente su ciò che fanno, sugli argomenti che studiano, e quindi nell'ottica dello sviluppo di uno spirito critico che li porti a studiare in maniera un pochino più consapevole, meno meccanica, no? Qui ci dovrebbe aiutare anche i testi però sui quali lavoriamo, che spesso sono troppo standardizzati. Ad esempio triangolo, non ho mai visto un testo che fa un triangolo storico, per rimanere nel tempo. Ecco, le criticità maggiori sono emerse quando era richiesto appunto di tracciare l'altezza in maniera corretta, soprattutto quando il triangolo era orientato in maniera non usuale. Quindi cioè, questo chiaramente mette in evidenza che i ragazzi sono abituati a studiare, ma anche per colpa dei testi, vedere le cose soltanto in un'unica maniera. Quindi nel caso dei triangoli, il triangolo con acutangolo classico con la base orizzontale e l'altezza che cade dal vertice opposto sulla base. Quindi probabilmente qui dovrebbero riflettere anche un po' gli autori di testi a cercare di fare una matematica più interattiva, come magari certi testi stanno già facendo, ma anche che stimoli un pochino di più lo spirito critico dei ragazzi. Ecco, forse poi naturalmente c'è l'insegnante che deve mediare in questo. Un questionario prima o dopo è utile, andrebbe proposto spesso, prima di non tutte le unità, ma le unità fondamentali. Il problema magari sono i tempi, perché comunque porta via tempo, la correzione, la somministrazione, eccetera, però naturalmente è uno strumento che riteniamo molto valido, che dovrebbe essere utilizzato, diciamo, più spesso, visto che ne siamo venuti un po' a conoscenza, ovviamente faremo. Grazie.
che con noi. Faccio una proposta. Avevate ragione voi. Venite voi e nel frattempo sistemo la cosa. Loro l'hanno già messa prima. Allora, buonasera, io ho presentato un'attività prima e dopo sulle frazioni. L'attività è stata sperimentata da un gruppo di 3 docenti della scuola secondaria di primo grado e una docente invece della scuola secondaria di secondo grado. È stata fatta praticamente insieme, sperimentata questa attività, nella classe secondaria di primo grado e nelle classi seconde della stessa scuola, e invece la insegnante di scuola secondaria superiore in un istituto professionale una classe terza. Può sembrare molto strano questa cosa, ma il livello medio, diciamo, della scuola, della classe della scuola secondaria di secondo grado era piuttosto basso, e quindi a noi ci è sembrato interessante vedere nel tempo come permangono certi concetti sulle frazioni, divisibilità, insomma, rappresentazione, eccetera. La cosa è stata piuttosto interessante perché si è visto che andandone avanti nel tempo, ogni domanda è stato visto, come vedete, il box vocabolario, cioè ci sono dei risultati, si è visto che alcune cose permangono, tipo la conoscenza del numeratore, del denominatore, eccetera, che si vede le percentuali varie nella prima parte, la scuola secondaria di primo grado, nella seconda parte quella di secondo grado. E, abbiamo introdotto dei termini, dei vocaboli nuovi perché ci sembravano necessari, tipo i minimi termini, minore uguale, maggiore uguale, la potenza, MCM e MCT, che non erano presenti nella scheda invece che era, diciamo, stata presentata, e si vede come praticamente la conoscenza è quasi uguale nelle due livelli, ordini di scuola. Per quanto riguarda il risultato della scheda, poi gli esercizi che sono risultati più critici sono più o meno stati gli stessi. Secondo grado. E la seconda domanda, lo stesso, addirittura nel secondo grado non è stata fatta corretta da nessuno. Interessante da vedere anche, non so se le vedete, le risposte che sono state riportate e le motivazioni per cui sono state riportate certe risposte. Alcune volte abbiamo cercato di interpretare anche gli errori, perché per esempio nella 1B tra 7 terzi e 8 terzi quelli che hanno sbagliato, la maggior parte hanno detto che non è possibile inserire, ovviamente perché non ci sono numeri tra 7 e 8, oppure sono numeri consecutivi, in mezzo non ci stanno numeri, abbiamo trovato nella scuola. Nella scuola secondaria invece di secondo orario si vede che proprio sì, c'è scritto un'alunna ha risposto sì e non ha scritto però la frazione, 3 alunni invece hanno scritto delle frazioni strane, praticamente hanno fatto una sottrazione tra i numeratori e invertito poi il numeratore con denominatore, quindi cose un piuttosto particolari.
Nella seconda domanda, che era anche qui sempre sulle frazioni equivalenti, si è visto che la criticità maggiore è stata sapere che cos'era una potenza di 10. C'è stato proprio un mescolamento, diciamo, un fraintendimento tra potenza di 10 e multiplo di 10. Addirittura alcuni hanno messo che la potenza era 30/40, la potenza equivalente a 3/4, e lo stesso per la seconda risposta. E questi errori si ritrovano sia nella seconda area di primo grado che in quella di secondo grado. Sono esatto, quelli di secondo grado addirittura proprio zero. Una frazione vale zero soltanto se è zero il numeratore. Anche qui come vedete le cose piuttosto simili, diciamo, abbiamo ottenuto come risultati. In questa cosa il ruolo dello zero, anche qui ci sono state molti errori, e nella scuola secondaria di secondo grado si vede che c'è stato solo il 33% di risposte corrette, e in quella della secondaria più o meno siamo lì, 29%. Addirittura a volte è stato messo uno, per esempio nella scuola secondaria quattro alunni hanno risposto che 2 fratto 0 è uguale a 1. Anche qui secondo me è stato un errore di 2 alla 0 uguale a 1, quindi 2 fratto 0, loro vanno al ricordo ovviamente sbagliato su certi concetti base. Questo nel box vocabolario, la scuola secondaria di, per esempio, di primo grado, alcuni dicevano che non si ricordavano questi simboli, nella scuola secondaria invece sì, e insomma le risposte sono state abbastanza positive. In questa domanda invece le frazioni corrispondenti alla parte colorata, come si vede, i risultati più o meno sono identici e anche il tipo di errore è identico. Quasi tutti hanno praticamente segnalato un settimo, non tenendo conto ovviamente che le parti sono diverse, loro hanno semplicemente puntato una parte colorata, 7 parti non colorate, un settimo. Gli errori sono stati quasi tutti questi. Nella domanda sul minimo comune multiplo e massimo comune divisore vedete la scuola secondaria di secondo grado che non ci sono state risposte corrette. Nella primo grado invece c'è un 30% di risposte corrette. Gli errori che ci sono stati errori di calcolo sulle divisioni, oppure hanno il concetto di minimo comune multiplo e l'hanno calcolato anche correttamente, ma poi non hanno fatto il massimo comune divisore. Sbagliando magari ci hanno fatto la scomposizione in fattori correttamente, arrivato in fondo, e quando sono arrivati ad applicare la formula per il massimo condivisore hanno sbagliato, le questo esponenti sbagliate, eccetera. E andando avanti comunque gli errori si vedono. Una cosa piuttosto interessante può essere questa, era di rappresentare certe frazioni sulla retta e le risposte della secondaria di secondo grado che particolari sono queste. Per come vedete il primo errore sono praticamente hanno posizionato in ordine corretto, ma solo la prima è corretta, perché quell'altro, come vedete, sono partite da dove finivano a mettere, da dove finiva uno, sono ripartite a calcolare le parti senza ripartire sempre dallo zero. La secondo caso invece, come vedete, sono anche queste allineate, diciamo, c'erano delle frazioni negative che avevamo lasciate volutamente, perché in seconda a volte sanno posizionarle anche se non sanno bene il significato delle frazioni negative, e volevamo vedere posizionato bene ma non c'è lo zero, e poi anche qui un terzo non si sa come è stata addirittura calcolata l'unità di misura bene. Questo era un alunno di SA. Il terzo caso è stata una cosa che mi ha molto meravigliato, perché praticamente ha preso come riferimento il numero intero sulla retta, il numeratore, e da lì hanno contato le parti prese tutte uguali, dividendo in 10 parti l'unità di misura da 0 a 1, da 1 a 2, però partendo dal denominatore, quindi anche qui è stato un po' sconvolgente. Questo era un esercizio, diciamo, classico che agli elementari di solito fanno, è andato piuttosto bene,
colora la porzione corrispondente a 3 quinti e 5 ottavi, è stato fatto uguale da tutti. Questo quesito sulle frazioni equivalenti alla scuola secondaria di primo grado è andato a benino, diciamo così, perché gli errori non sono stati errori madornali a parte uno o due che hanno sbagliato, ma hanno soltanto praticamente trovato una frazione equivalente, non quali, senza leggere attentamente il testo, eccetera. Riduce a minimi termini anche qui gli errori che sono stati fatti, è che non hanno ridotto completamente a minimi termini, si sono fermati prima oppure hanno fatto degli errori. E questo era l'ultimo esercizio, anche qui lo stesso tipo di errore. Quale dei problemi? Il risultato, diciamo, che si sono guardati un attimino, guardando quello che è avvenuto alla scuola secondaria primo grado e di secondo grado, sono stato di rivedere alcune domande, per esempio nel box vocabolario viene indicato di dire cerchia quello che non conosci. Per loro non conosci è un po' una cosa particolare, perché loro non sanno, non si sa bene se intendono la conoscenza proprio vera del termine o se me lo ricordo, perché tante cose che loro dicevano di ricordarsi poi in fondo invece l'hanno sbagliato e non lo sapevano, quindi magari loro lo hanno sentito, quindi specificare meglio in questo senso anche la richiesta. Poi per esempio la domanda su MCM e MCD, molti hanno invertito, quindi separare le due domande, e poi invece le criticità che sono state emerse, più o meno le stesse nella scuola dei due ordini, sono state il ruolo dello zero nella divisione, difficoltà nel passare da un tipo di rappresentazione ad un'altra, la rappresentazione del numero sulla retta, frazioni anche come rattoratore, abbiamo visto che ci sono stati diverse difficoltà, potenze multiplo di 10 e poi il massimo condivisore. E volevo fare Alberto. No, allora mentre si prepara. Scusate questo ruolo, ma alle 6:30 chiudiamo. E chiederei, mentre si preparano gli altri, di pensare già che avendo poco tempo, conviene semmai sacrificare l'analisi delle domande, di alcune domande, e andare sulle conclusioni. Approfitto di questo tempo morto per una buona notizia, che proprio ora mi ha telefonato la dottoressa Guidi, che era riuscita a contattare l'Accademia dei Lincei, e che di fatto lasciano fare a noi, nel senso che noi indichiamo le ore e loro fanno gli attestati. Quindi sicuramente noi faremo le 25 ore per chi ha fatto tutto, ma l'idea, visto che ci lasciano la libertà, è anche di fare delle vie di mezzo, cioè di calcolare comunque le 10 ore di sperimentazione per chi ha partecipato, nel senso che compare come nome nelle presentazioni, più le ore effettivamente frequentate. Quindi una buona notizia. E poi ci sono a posto. Noi abbiamo fatto questionario prima dopo sulle frazioni in tre scuole diverse. E le classi prima e seconda di una scuola media, di una scuola secondaria di primo grado. Quindi abbiamo, diciamo, per quanto riguarda la prima era un argomento previsto dal programma, per quanto riguarda la seconda era un argomento di ripasso le frazioni. E come attività preliminare abbiamo proposto il tema della matematica, perché volevamo vedere se c'era un rapporto tra l'amare la matematica è una buona riuscita, limitata ovviamente a questo argomento, e viceversa oppure no. Chiaramente non ha un valore statistico perché il numero degli alunni è abbastanza irrisorio. E, dunque, per quanto riguarda il questionario proposto del prima e dopo, quelle criticità sono state il vocabolario, perché i ragazzi non hanno capito come mai ci fosse, e quindi alcuni hanno crocettato solamente quello che pensava di sapere o di ricordarsi, però poi negli esercizi non è stato ritrovato riscontro di questo loro credere appunto di sapere. E sono state necessarie appunto delle spiegazioni aggiuntive, perché non capivano appunto perché l'avevamo messo, sì. E questo anche per quanto riguarda i simboli delle frazioni.
Poi un'altra osservazione che abbiamo fatto è stata quella che loro non riescono ad argomentare, ma ricorrono solo ad esempi, cioè nessuno di loro ha dato una definizione, per esempio, di frazione propria, frazione impropria, ma hanno proprio scritto la frazione propria, impropria, eccetera. E poi un'altra criticità è stata la retta dei numeri. Noi non abbiamo dato il questionario su carta bianca, gli esercizi su carta foglio bianco, e abbiamo detto di decidere loro di usare l'unità di misura a loro, cioè di decidere loro, però in realtà questa cosa li ha messi molto in crisi, quindi forse la prossima volta sarebbe auspicabile magari utilizzare o una carta quadrettata, e in questo modo, perché altrimenti non sono riusciti proprio, non tutti, però un gran numero a eseguire questo esercizio. E quindi dalle analisi dei risultati che abbiamo ottenuto è venuto fuori appunto che quasi sempre un buon rapporto con la matematica è correlato al successo, quindi, o viceversa. Quindi in effetti gli alunni che amano la matematica in effetti hanno fatto delle buone prove, poi non sempre hanno consapevolezza dei loro errori e tendono, e questo l'abbiamo visto soprattutto nei temi, che tendono a proiettare i loro insuccessi verso l'esterno, quindi come è già stato detto dai nostri colleghi precedenti, quindi la maestra che non spiegava bene, che era sempre fuori dalla classe alle elementari, e quindi si programmava sul lavoro. Addirittura un alunno ha scritto che la maestra appunto non si vedeva che non amava il suo lavoro, perché ce l'aveva con loro, quindi faceva delle verifiche a sorpresa, e poi anche se avevano studiato tutta la classe prendevano dei brutti voti. E quindi invece alle medie hanno avuto un insegnante che amava il suo lavoro, e quindi a questo punto questo alunno è riuscito a migliorare grazie a lui. Quindi c'è questa proiezione appunto delle difficoltà verso altri, verso l'ambiente esterno. E diciamo che questa attività è stata positiva perché innanzitutto gli alunni si sono autocorretti appunto gli esercizi, quindi ha portato a una maggior consapevolezza dei loro errori, e il fatto di mettere delle domande su cosa io penso, come penso di aver fatto questo esercizio, li ha portati a una riflessione maggiore, perché spesso riscontriamo che anche nelle verifiche sono molto frettolosi, addirittura mancano 10 minuti alla fine, però consegnano senza magari riguardarla, senza usare tutto il tempo a disposizione. Quindi questa attività, queste domande appunto sul come pensi di aver fatto, li ha indotti in un certo senso a soffermarsi e a non dare delle risposte accertate. Fine. Grazie, avete proprio velocissimo, avete finito prima di cominciare. Allora, se tanto mi dà tanto, vista la non discussione di prima, può darsi anche che non ci sia una discussione dopo, può darsi anche che siamo tutti stanchi, può darsi che non abbiamo avuto abbastanza tempo per riflettere, non ci vedo niente di male. Quindi se c'è qualche domanda, per carità, se no possiamo anche dedicare questi pochi minuti a una riflessione sul corso in generale, ok? In particolare punti di forza che abbiamo visti, ma anche le criticità se vengono fuori. Devo dire, penso di parlare a nome anche dei tutor, che ringrazio moltissimo in questa occasione, che per noi è stata un'esperienza molto bella e effettivamente una grande soddisfazione vedere quanto e come avete lavorato, e a maggior ragione penso che valga la pena anche da parte nostra fare una riflessione anche più puntuale sui materiali, perché visto che li mettiamo a disposizione di tutti può essere uno stimolo anche a una riflessione ulteriore, ok? Quindi senza parlarne ora, mi sembra che ci prendiamo un po' di tempo, lo facciamo eccetera. Quindi direi lascio la parola a voi, se c'è qualche dubbio che volete prendere la parola, in particolare non lo facciamo più, però
cioè indicazioni che possono valere in generale per... peccato peccato sì. Allora, questo lo posso dire perché in realtà gli anni passati c'erano dei questionari di valutazione che non sono tanto importanti per la valutazione in sé, ma perché si chiede sempre suggerimenti, spunti per altre idee. Allora, non so cosa succederà, cosa faremo, eccetera, eccetera, però sarebbe bello poter non disperdere diciamo l'energia e il lavoro che è cominciato e che da quello che si capisce non è finito, perché non finisce mai, cioè anche nel senso della condivisione maggiore, eccetera. Quindi si potrebbe anche pensare a una qualche forma di continuazione, nel senso che presso il Dipartimento è già costituito ora un gruppo di ricerca di un certo tipo, eccetera, e potrebbe anche allargarsi e magari su un tema di questo tipo. Bisogna un po' pensare se c'è l'energia da parte nostra e vostra e la voglia da parte vostra, eccetera. Quindi vedremo anche come fare per riuscire ad avere questa informazione da noi. Quindi vi lascio la parola e mi scuso già subito perché quando saranno l'ora tipo zucca, mi trasformeranno una zucca. C'è qualche commento? Vi ho talmente angosciato qui dentro che non avete più coraggio di parlare. Prego. Sono venute in mente altre cose. Ora, per esempio, c'era il frazionando che avevamo fatto in un vecchio corso che era stato fatto sempre con la normale, c'era il gioco delle carte, insomma, e la retta dei numeri, per esempio, io avevo avuto delle difficoltà a fargli capire il valore, no, della frazione. In realtà, giocando, poi dopo alla fine, quello lo lancio io il sasso, sarebbe carino, visto che questo era un corso finalizzato proprio al discorso del recupero, trovare anche tecniche nuove magari per stimolare un apprendimento diverso attraverso il gioco. Cioè, questa qui è stata sì, certo. Diciamo questa cosa, sì. Che è la parte che è stata un po' sacrificata, che doveva emergere in qualche modo dall'incontro dedicato all'atteggiamento e alla didattica laboratoriale. Per motivi di tempo ci siamo limitati a dare delle indicazioni perché i laboratori si trovavano in rete. Ma naturalmente il nodo è questo, fa piacere che l'abbia osservato, perché è vero, uno si concentra sulle risposte degli studenti prima e dopo, però poi c'è anche la riflessione del feedback che ha l'insegnante, questo mancato incremento di risposte corrette. Quindi evidentemente quel mio intervento non è stato sufficiente, adeguato, senza colpevolizzarsi, eccetera. E come dice lei, che poi era il nodo di questo corso, non ha senso stare a ripetere pari pari. Quindi quali strategie? Quindi sicuramente sono d'accordo con lei, questa riflessione sulle strategie importanti, e a monte, come dire, a livello meta, c'è il fatto di dire il questionario prima e dopo mi serve per loro, ma dà un grosso feedback sulla mia azione didattica e può mettere in discussione, ma ripeto senza colpevolizzarsi, quella strategia che io ho utilizzato per spiegare certe cose che probabilmente va arricchita, modificata, eccetera, eccetera. Cioè, mi piacerebbe che ci fosse un altro corso, magari che ci presentasse i giochi o cioè entrare nel merito della... Si potrebbero anche individuare degli argomenti. C'è qualcuno che lo sa, perché io non so. Si potrebbero anche individuare degli argomenti che sono delle criticità nei vari livelli. Per esempio, noi nella scuola superiore sappiamo che determinati argomenti non c'è verso classe dopo classe. Sì, per circoscrivere anche, per rendere un pochino più o meno dispersivo il lavoro. Okay. Anche quindi scambiarci delle idee su metodi diversi, perché sicuramente dipenderà a questo punto da un metodo, magari trovare delle strategie. Sì, mi sembrano due suggerimenti forti. Altro? Vabbè, noi cercheremo il modo di darvi
cioè da avere da voi, anche tramite tanto l'indirizzare non ce l'abbiamo eccetera, da avere da voi dei suggerimenti, e poi attraverso l'indirizzare possiamo anche comunicare eventuali buone intenzioni eccetera. Lucia, vuoi concludere? Io avevo delle domande, tanti, per esempio chi ha fatto i quesiti invalsi, siccome questo discorso ci coinvolge tutti, no? Noi come insegnanti di scuola media, per esempio, mi interessava sapere quando avete fatto le prove invalsi, avete scelto quesiti di scuola media, sono risultati molto difficili, insomma. Perché avete fatto una scelta a livello 8, avete scelto, sono stati difficili anche al liceo, non lo so, insomma io domande ce ne avevo tante, per esempio chi ha fatto la scuola di Cascina, perché non avete mantenuto quel format che vi avevamo presentato, avete fatto un'altra scelta, cosa c'è dietro certe scelte, perché sono state veramente molto, ricche di spunti, di riflessioni, e valerebbe la pena davvero. Per inciso, il gioco delle frazioni l'ho contattata recentemente, l'insegnante che lo presentò ha detto che sta scrivendo, Silvia Montone ha detto che sta seguendo una pubblicazione, e quindi tra poco ci sarà anche quella. Sicuramente potremo scambiarci tante idee sulle strategie didattiche, l'abbiamo anche fatto in passato alla scuola normale, sull'altezza, il discorso di come affrontare criteri di visibilità, insomma, però non si può fare tutto. Questa volta la scelta era fare strumenti, era recupero, mi sembra che strumenti ne abbiamo avuti. Tutto sta nel, vuol dire, fare tesoro, prendere e fare tesoro, perché prima o dopo c'è utile, perché poi così ce l'abbiamo, possiamo farlo entrare a far parte di un archivio, proprio di prove della scuola, possiamo lavorare nei dipartimenti con la scuola elementare. Per esempio a scuola mia si lavora molto, con i comprensivi si fa questo tipo di interazione. Quindi tutti questi misconcerti e le attese e le rappresentazioni delle frazioni si possono indagare, quindi questa è già una strategia.